stati portando veramente all'esaurimento. Questa partita veramente sono esaurito. Mi sembra di aver corso 70 km a piedi, correndo. Mamma mia, che squadra! Mamma mia, mamma mia. Contro il Genoa, una squadra pietosa, pietosa ragazzi. Siamo riusciti a perdere 2-0 contro il Genoa, Roma oggi ha vinto perché è una squadra che è una squadra. Roma è una squadra, non è una squadra. Noi non siamo una squadra, siamo una merda perché che schifo oggi. Inguardabili. Oh, ma abbiamo azzeccato tre cross. Oh, non riuscivano a prenderla col cicotto, eh. Non riuscivano a prenderla. Arrivavano tutte palle dall'altra parte, che poi cross contro cross. Oh, uno non riusciva a prenderla con quella testa. Abbiamo un nano là davanti che è Der, che Andreva, che azzecca un cross su 40. Idem Cancelo. Mamma mia, mamma che schifo, mamma mia, ma il primo gol, roba che neanche la scuola calcio, certo. Abbiamo avuto un po' di sfiga, ma veramente è impressionante. Quando subisci questi gol qua, sul primo è scandaloso, poi il secondo, difesa una merda, squadra uno schifo totale, veramente non ho parole, non ho parole. Pff, non c'è neanche uno sfogo, non c'è neanche uno sfogo perché, boh, è proprio... Poco da dire, c'è poco da dire, tutto parla da solo, i fatti parlano da soli, una squadra che non c'è organizzazione, non c'è nulla in questa squadra, non c'è nulla, nulla c'è, non c'è più niente. Raphinha entra, prova a farla girare un po', ma se gli altri fanno cagare non è che lui può tirare giù il mondo, eh. Neanche Messi con questa squadra qua riesce a far qualcosa. Analizziamo giocatore per giocatore, anche se credo che non ci sia neanche bisogno. Handanovic, qualche uscita scandalosa, di certo la colpa però non è la sua, per tutta sta merda che c'è intorno. Skriniar e Ranocchia, inguardabili. Due terzini. Cancelo prova a fare qualcosa, ma... Boh, punto di domanda. D'Ambrosio, niente. Boh, anche lui... D'Ambrosio è proprio un grossissimo punto di domanda che, boh, amorfo, è amorfo come tutti i centrocampisti dell'Inter. Vecino, ma che cosa stai facendo, Vecino? Ma vattene a cagare, vai anche tu, Gagliardini, mamma mia, quanto fai schifo. Borja Valero, pota puerel, è un nonno, Poi Candreva, fa una cosa giusta, 5 no. Caramo, che oggi veramente... Che schifo. Eder, ha toccato un pallone, uno. Alla fine ci ha provato, ma... Cosa ci vuoi fare? Cosa ci vuoi fare questa squadra qua? Cosa ci vuoi fare? Anche Spalletti, cosa ci può fare? Non è colpa sua. Non è colpa sua. Se è una squadra così, giocatori di merda, non ci può fare, non ci puoi fare troppo, eh. Vi rendete conto che lunedì la Lazio vince, quando gioca la Lazio, non so se domani, lunedì o quando, vince la Lazio e ci supera. Finiamo quinti anche quest'anno. Champions. Ciao. Addio Champions anche quest'anno. Oh. Ma vi rendete conto che siete l'Inter? Vi rendete conto che fate cagare e giocate nell'Inter? Una delle squadre più importanti al mondo e voi fate schifo ogni settimana, sempre di più. Sembrava che si era visto qualcosina a Bologna, che eravamo riusciti a vincere. Certo, dalla sconfitta alla vittoria c'è sempre un passo in avanti. Oh, ma da così, 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 in basso prendere due pere dal Genoa, eh. Dal Genoa! Dal Genoa! Tanto di cappello a Pande, che ha ubriacato i nostri due centrali, che oggi veramente, che scandalo! Che scandalo! Mamma mia! Mamma mia, non ho parole, sono esaurito, siete scandalosi, o vi svegliate, o veramente noi tifosi,
Il tifoso medio interista, potrei essere anche io, che fischia e tutti lo criticano. Intanto siamo sempre almeno in 50.000 allo stadio, sempre, almeno in 50.000. Vi sembra che ve lo meritiate? Con una uno schifo così? A me non pare proprio. Riflettete su quello che fate, ragionateci, e ragionateci, perché voi siete tutti quanti malati, che cavolo. Scusate se ho esagerato un po' quest'oggi, ma veramente io non ce la faccio più. Forza Inter sempre e al prossimo video.